Era nella casa degli orrori e avrebbe partecipato alle torture inflitte alla madre e ai fratelli. La ragazza di 17 anni, inizialmente considerata una sopravvissuta alla strage di Altavilla Milicia, secondo la procura è invece una delle carnefici. È stata arrestata questa mattina per concorso in omicidio in carcere. Ad aspettarla c'era già il padre e una coppia di amici di famiglia, la cui frequentazione avrebbe convinto tutti della presenza del demonio in questo spicchio di campagna della provincia di Palermo. I dettagli che emergono dall'indagine sul massacro sono sempre più macabri e non sembrano appartenere alla realtà. Sevizie e violenze ripetute su una donna di 37 anni e sui suoi due figli di 15 e 5. Una scena straziante, dice chi è entrato per primo nella casa in cui è avvenuto il delitto. Erano tutti in preda ad un delirio mistico dominato da una fanatica religiosità, ribadisce oggi il procuratore di Termini Imerese, che parla di partecipazione corale alle torture, cominciate, sottolinea, una settimana prima degli omicidi. Ora le indagini proseguono, aggiunge, si cercherà di capire se al massacro abbiano partecipato anche altre persone.